riduzioni sulle tariffe, un golfo più pulito entro il 2020, 14 milioni di finanziamenti annunciati da Ato Idrico e Comune della Spezia. Si blocca un treno a Cormiglia, traffico ferroviario in tilt tra ritardi e cancellazioni, pomeriggio campale. Ultimo aperitivo sotto la frana a Montalbano, partono i lavori della messa in sicurezza. Conto alla rovescia per la festa di avvenire e alla Spezia al via il 50° Festival del Jazz. Spezia Calcio in ritiro a Pontremoli, il record dei rinnovi con le tessere che raggiungono quota 1000. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati al TLS Giornale. Cocaina e hashish nascosti nella cucina di un ristorante, nella stanza di un bed and breakfast e un magazzino per i materiali edili. I carabinieri di Deiva Marina hanno arrestato un cuoco di 28 anni e il suo complice di 34. I due sono finiti nel mirino dell'arma che li ha fermati l'altra notte in presenza di altri giovani. Entrambi avevano addosso una modesta quantità di cocaina e hashish. Dai controlli però è emerso che nella cucina dove lavorava uno dei due come cuoco e anche nella stanza dove risiedeva il 34enne, la stanza di un bed and breakfast, oltre che in un capanno nelle sue disponibilità, erano celati diversi grammi tra cocaina e hashish, oltre che a un bilancino di precisione. I due giovani hanno passato la notte in camera di sicurezza e poi sono stati processati per direttissima questa mattina con la convalida degli arresti. 7 treni regionali cancellati, tra cui i 5 Terre Express, ritardi sino a 1 ora e mezza sulla tratta ferroviaria spezzina a causa del guasto di un locomotore, il locomotore del treno Intercity che proveniva da Livorno ed era diretto a Milano. Il guasto è accaduto intorno alle 12:45, poco prima di Cormiglia. La circolazione ferroviaria è stata dirottata su un unico binario in attesa dell'arrivo dell'altro locomotore. Sul treno guasto, che ha accumulato un ritardo di 2 ore e mezza, c'erano circa 400 passeggeri. Disagi nelle stazioni ferroviarie delle Cinque Terre, affollate di turisti che hanno visto cancellati o in forte ritardo i convogli che stavano attendendo. Durante il tavolo tecnico che si è svolto ieri in regione abbiamo evitato una riduzione da 70 a 52 treni regionali dal 4 agosto al 2 settembre. Lo ha detto l'assessore ai trasporti della regione Gianni Berrino circa le modifiche sulla linea ferroviaria La Spezia-Genova. La riduzione contenuta a 6 treni contro i 18 della prima proposta avanzata da RFI, prosegue Berrino, non ci soddisfa, ma almeno così evitiamo buchi eccessivi di servizio. Berrino aggiunge che al tavolo la Regione ha proposto a RFI il pagamento di un indennizzo ai pendolari e la possibilità per tutti gli abbonati di poter viaggiare a bordo di Intercity e Frecciabianca. È stata rigettata l'istanza di scarcerazione per Franco Bonanini, depositata al Tribunale di Sorveglianza di Massa dai legali dell'ex presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, implicato nella vicenda Parcopoli e che gli è valsa la condanna in via definitiva a 4 anni e 8 mesi. Bonanini dal 14 luglio si trova nelle carceri di Villa Andreini alla Spezia, ma secondo quanto sostenuto dai legali le sue condizioni di salute non sarebbero compatibili con la detenzione in carcere. Ora, hanno detto gli avvocati, attendiamo l'udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Genova. Aperitivo sotto la frana con sorpresa a Montalbano. Questo pomeriggio il sindaco Peracchini e l'assessore Piaggi hanno annunciato l'avvio dei lavori per la messa in sicurezza della frana che da anni rende la vita impossibile ai cittadini di quella zona. Il servizio con le immagini di Davide Morina.
Finalmente l'ultimo aperitivo sotto la frana, perché questa mattina in giunta abbiamo approvato il progetto esecutivo che andrà in gara nelle prossime settimane. E grazie alla Regione abbiamo trovato le risorse per poter superare questo annoso problema e finalmente, sicuramente, anzi entro la fine dell'anno inizieranno i lavori e l'anno prossimo potremo inaugurare, e quindi non certamente un aperitivo sotto la frana ma al limite vicino al nuovo ponte. Verrà realizzato un nuovo tratto stradale tramite un ponte, lo possiamo vedere in questa immagine, in questo rendering, dove sostanzialmente verranno fatte delle fondazioni su pali in questa zona e in questa zona per andare a collegare l'area che adesso è separata dalla frana, che è, che è tutta in quest'area, insieme a un'opera idraulica che è sostanzialmente un rifacimento artificiale del tratto di torrente esistente, con una luce che garantisce il passaggio di eventuali colate detritiche che dovessero provenire dalla parte a monte. Quest'opera riesce a collegare le due zone, le due aree sicure con al centro la frana, e riesce finalmente a far ripercorrere via Marconi nella sua completezza. Finalmente dopo 7 anni pare esservi un progetto definitivo di bonifica della frana di Montabano e di riapertura di via Marconi. Noi siamo felici finalmente che sia stato raggiunto questo risultato. Abbiamo un solo rammarico come residenti, questo mi sento di dirlo, che ad oggi nessuno di coloro che si sono succeduti nel corso del tempo nella gestione diciamo del problema che ha riguardato la frana di Montalbano ci ha dato una spiegazione logica del perché, nonostante l'importantissimo impegno di spesa, parliamo di importi che si avvicinano ai 2.800.000 euro circa, nessuno ci ha dato una spiegazione logica del perché, nonostante questo impegno, le condizioni della frana oggi nel 2018, quindi a distanza di anni dal suo inizio, siano quelle che vedete alle mie spalle. L'incendio divampato sulla nave Vulcano, che ha portato all'apertura di una procedura di cassa integrazione straordinaria per circa 50 dipendenti diretti del cantiere, mette in evidenza quanto il sistema degli appalti che orbita attorno alla Fincantieri abbia nel corso del tempo perso una proporzione accettabile rispetto al numero dei dipendenti diretti, con le conseguenze che questa sproporzione determina. Così, in un comunicato, le segreterie provinciali di CGIL e FIOM esprimono preoccupazione per le conseguenze occupazionali dovute all'incendio che si è sviluppato domenica sera sulla nave militare Vulcano all'interno dello stabilimento Fincantieri del Muggiano. Preoccupazione per i circa 400 lavoratori dell'indotto, per i quali il rischio è che non ci siano, dicono i sindacati, strumenti di tutela che consentano in tempi brevi di tamponare il blocco delle lavorazioni. Per questo i sindacati chiamano in causa le istituzioni, a cominciare dalla Regione, per promuovere forme di tutela ordinarie e straordinarie. Domani, mercoledì 25 luglio, alla Spezia, la seconda tappa del tour dell'assessore regionale al turismo Gianni Berlino, per la presentazione della nuova app La Mia Liguria, il primo progetto basato sul nuovo ecosistema digitale del turismo che consente l'interazione continua tra enti locali e operatori del settore. La presentazione si terrà alle 16 nella sala auditorium dell'autorità di sistema portuale alla Spezia. E nei primi 6 mesi del 2018 sono sempre più i liguri che si orientano sulle auto usate. Cresce inoltre del 54% l'attenzione verso i modelli green. Per quanto riguarda il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato, la Spezia è la provincia più economica. La ciclovia tirrenica sta diventando una realtà. Il tracciato ciclabile complessivo di oltre 1000 km da Ventimiglia a Roma, attraverso 3 regioni, Liguria, Toscana e Lazio, ha visto riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 milioni di euro. Si tratta di una prima parte dei finanziamenti necessari a rendere operativa l'arteria ciclabile di interesse nazionale. Per la Regione Liguria sono 2 i tratti prioritari: il tratto Deiva Marina Faramura, lungo 13 km, e quello tra Diano Marina e Imperia.
Conto alla rovescia a Lerici per la 43esima edizione della Festa di Avvenire, il quotidiano cattolico che compie 50 anni di attività. La festa, ideata a metà degli anni 70 da Don Franco Ricciardi, prende il via ufficialmente sabato prossimo alle 18.30 con la messa celebrata nella chiesa parrocchiale di Lerici dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Già venerdì sera un'anteprima allo spettacolo teatrale della compagnia Mari Lontani. Vediamo il servizio di Italo Lunghi. Fra pochi giorni inizia la Festa di Avvenire, tra l'altro un anno particolare perché anche il 50esimo del quotidiano cattolico. Esatto, quest'anno è la 43esima edizione della Festa di Avvenire a Lerici e il 50esimo anno dalla fondazione del giornale, quindi una data particolarmente importante che fa vedere come anche la festa sia iniziata quasi insieme al giornale. Uno slogan, un titolo particolarmente significativo. Sì, comunico a voi giovani, scrivo a voi giovani, questo è un po' il titolo della festa di quest'anno, preso da un brano della scrittura. Ecco, si volevano mettere insieme questi due elementi, i giovani e la comunicazione, quindi i giovani che sono sempre in contatto, connessi, però cercando di dar loro la possibilità di fare della comunicazione un valore aggiunto, quindi comunicare qualche cosa di vero, di valido. Partirà venerdì sera con uno spettacolo teatrale, poi alcuni giorni intensi di attività per tutta la settimana. Sì, come al solito abbiamo lo spettacolo teatrale di apertura il venerdì, poi il sabato e la domenica ci saranno le manifestazioni consuete, quelle cena insieme, in cui si cenerà insieme, e lunedì, mi sembra che sia il 30 luglio, ci sarà il primo incontro molto interessante con la professoressa Ceriotti Migliarese, Mariolina Ceriotti Migliarese, che è una neuropsichiatra, scrittrice, neuropsicoterapeuta, ha scritto molti libri. Noi ci riserviamo di far conoscere l'ultimo, che è Maschi, Forza, Eros e Tenerezza. Anche quest'anno il premio Angelo Narducci, possiamo anticipare chi sarà il vincitore? Sì, quest'anno il vincitore è stato dichiarato Ernesto Olivero. Il giorno prima, martedì, il 1° agosto, avremo un altro incontro molto interessante, questa volta con Monsignor Corrado Sanguinetti, Vescovo di Pavia, e noi saremo contenti di ascoltarlo questa volta proprio in relazione alla comunicazione e ai giovani. Sabato sera il momento iniziale davvero con la celebrazione eucaristica e la presenza anche di Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. A che ora l'evento? Certo, questo evento sarà il sabato alle 18.30 come messa di apertura e questa volta sarà presieduta dal nostro vescovo diocesano, Monsignor Ernesto Palletti. 14 milioni di euro per l'adeguamento delle criticità delle reti idriche sul territorio comunale della Spezia, bollette più leggere e un mare più pulito. Questi gli obiettivi del lato idrico sul comune della Spezia presentati questa mattina a Palazzo Civico. Vediamo il servizio con le immagini di Davide Morina. In arrivo interventi per 14 milioni di euro alla Spezia per migliorare l'impianto di depurazione, completare gli allacci fognari in tutti i quartieri e migliorare le condotte dell'acquedotto urbano. Li ha annunciati questa mattina in conferenza stampa il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini insieme al presidente della provincia Giorgio Cozzani e al presidente di ACAM Acque Paolo Messuri. L'obiettivo è quello di migliorare le acque del Golfo. Investimenti importanti che daranno risposte, come avevamo promesso in campagna elettorale, per migliorare la qualità delle acque del nostro Golfo. Quando noi dicevamo che in Passaggio da Morin è sgradevole che ci siano delle uscite di acque malodoranti, era un problema vero e oggi diamo la risposta progettuale e esecutiva. Interventi che, è stato precisato, non peseranno sulle tariffe, la bolletta non aumenterà né quest'anno né il prossimo. Quest'anno vedrete, il prossimo mese quando sarà annunciato, ci sarà una diminuzione della bolletta e anche l'anno prossimo la bolletta non aumenterà. Quindi saremo tutti più contenti e staremo quindi attenti alle tasche, ma con investimenti concreti e reali per il beneficio di tutti, perché una città turistica richiede una città più bella, una città che rispetta il suo mare e i suoi luoghi.
I lavori, completati entro il 2021, vedranno tra le altre cose l'adeguamento dell'impianto depurativo degli Stagnoni per 900.000 euro, il risanamento di condotte dei quartieri centrali e la realizzazione della nuova rete fognaria nei quartieri del Levante e del Golfo per oltre 7 milioni di euro, cui si aggiunge il nuovo depuratore all'interno dell'area Fincantieri al Muggiano per 3 milioni e mezzo. Investimenti importanti anche per il resto della provincia. Investimenti importanti anche perché hanno un importo importante. Non dimentichiamoci che con l'avvento l'entrata di IREN, appunto, questi investimenti sono passati da 23 milioni ad oltre 55 milioni di euro, e appunto negli anni dal 2018 al 2020. Quindi capite bene che sono investimenti importanti, importanti per un territorio che ha bisogno di risposte, importanti per dei cittadini che sollecitano ad avere un servizio adeguato, e quindi ecco, è una cosa che direi va nella strada giusta. La Wiltech Will Liguria ha vinto le elezioni per il rinnovo delle RSU RLS del deposito di Arcola. La Wiltech Will ha ottenuto il miglior risultato conquistando un delegato in più. Gli eletti sono Esposito Luigi Confermato e Raffaele Carlini. Quale futuro per il Partito Democratico? Se ne è parlato nei giorni scorsi nei dibattiti all'interno della Festa dell'Unità che si è svolta nel quartiere del Limone. Vediamo l'intervista all'onorevole Lorenzo Guerini. Qual è il futuro del partito? Beh, innanzitutto ripartire dal 4 marzo, dalla sconfitta del 4 marzo, lavorare per ripartire, non c'è bisogno di lunghissimi dibattiti, c'è bisogno di rimettersi in moto, di lavorare, di essere presente laddove ci sono i luoghi che compongono la città italiana, di far bene l'opposizione, perché questo è il ruolo che noi oggi abbiamo rispetto al governo tra 5 Stelle e Lega, trainato da Salvini, presentare un'alternativa a questa maggioranza, a questo governo, e farlo affinando la nostra identità, affinando la nostra proposta e preparando bene il congresso che abbiamo di fronte a noi. Ecco, parlando nello spezzino, si sono perse le roccaforti come Spezia l'anno scorso e quest'anno Sarzana, che era proprio la roccaforte principale nello spezzino del PD. Ecco, come riconvertire tutto questo? Ma il risultato elettorale delle ultime amministrative ci consegna un quadro un po' particolare, perché vinciamo in luoghi in cui non avevamo vinto mai o in cui era difficile vincere, e perdiamo invece dove storicamente abbiamo governato per molti anni. Un po' è l'area di cambiamento che comunque attraversa tutte le nostre comunità e quindi si penalizza chi governa da tanto tempo. Un po' c'è stato un vento politico generale che non è stato favorevole a noi ed è stato più favorevole alle forze di centrodestra, al Movimento 5 Stelle. Io credo che si debba ripartire lavorando sui territori con molta serietà. Una sconfitta in politica ci può stare, non ci deve essere uno scoraggiamento, ci deve essere la capacità di ripartire coinvolgendo nuove energie, aprendo i nostri circoli, cercando di coinvolgere persone, intelligenze, disponibilità che sono presenti nella società, bisogna solo scovarle, e lavorando sulla nostra identità. C'è voglia di un partito di centrosinistra, di un partito riformista che sappia essere un argine, un'alternativa ai populismi, e credo che dobbiamo prendere in mano questa bandiera con coraggio e con determinazione. L'attesa è finita, il Festival del Jazz comincia ufficialmente alla Spezia e la mattinata è stata davvero intensa con le prime masterclass. Per noi c'era Raffaele Maulella. L'Oratorio Salesiano è diventato in questi giorni del Festival del Jazz un vero campus quasi universitario. Qua i ragazzi vivono, studiano, suonano insieme. Sì, è proprio così. 35 ragazzi provenienti da Stati Uniti, dal City College di New York, dal Brasile, dalla Russia, dalla Francia e anche dall'Italia sono qui all'Oratorio Salesiano, che ci ha messo a disposizione alcune stanze. Come sentite in sottofondo, in questo momento c'è il seminario di combo di batteria, ma anche di pianoforte, di tromba e sax, insomma di tutti gli strumenti che sono alla base della musica jazz.
per tutta una settimana, e da questi verrà, come dire, selezionato un gruppo che sarà poi il vincitore del premio Tiberio Nicolau e che suonerà a New York nel mese di ottobre. Un master in cui i ragazzi vivono insieme, anche suonano insieme, ha un valore diverso? Assolutamente sì. È fondamentale nella cultura del jazz, nella cultura della musica in genere suonata e performativa, è quella di estremamente importante costruire un rapporto con le persone con cui suoni, impari e cresci. Gli studenti, i musicisti, gli insegnanti e gli studenti si possono conoscere meglio anche come persone, quindi connettere da un punto di vista umano che fa la differenza poi nella musica. Ma innanzitutto professionale. Per chi vuole diventare professionista acquisisce delle nozioni per entrare nel mondo del lavoro e dei mezzi per poter riuscire. Poi a livello sociale, a livello di amicizia, si conoscono futuri colleghi, si conoscono insegnanti che si ammirano, che si ascoltano sui dischi, che fanno già quello che loro vorrebbero fare fra qualche anno, e soprattutto si passa del tempo condividendo una passione. Che differenza c'è tra un musicista e un jazzista? Un jazzista è un musicista che però non è fossilizzato sullo stesso repertorio per tutta la vita, è un musicista dinamico, aperto a contaminazioni, aperto a nuove idee e aperto a quello che può succedere in ogni istante. Wait, so walk through blues. 1, 2, 3, 4. Nuova settimana dedicata ai libri e agli autori, organizzata dalla libreria Piccadilly di Amelia a Fiumaretta, mercoledì 25 luglio alle ore 21, presentazione del libro Testin, Borbotta e Carscenta di Daniele Giannetti. Questo venerdì 27 luglio alle 21 al Castello Malaspina di Madrignano nel comune di Calice al Cornoviglio sarà presentato il libro di Laura Lotti, L'Unigiana Mediterranea, le storie, i paesi, le tradizioni, le famiglie, introdurrà Silvano Zaccone, presidente del consorzio Il Cigno. E concerto d'estate, venerdì 27 luglio alle 21 in Piazza del Popolo a Bezzano Ligure. A esibirsi sarà la banda Ultracentenaria. L'evento è organizzato dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo e lo storico corpo musicale Puccini di Bezzano Ligure. Da venerdì 27 a domenica 29 luglio invece torna la rievocazione medievale a Santo Stefano Magra. Per la 16ª edizione sono oltre 300 i volontari e i figuranti all'opera per una buona riuscita dell'evento. Al via anche una collaborazione con l'Istituto Einaudi Chiodo per perfezionare ricerca storica, autenticità della riproduzione dei costumi d'epoca. Tra le novità dell'edizione 2018, l'assalto alle mura e l'accampamento di Piazza Garibaldi. Il servizio è di Italo Lunghi. È stata presentata nel corso di una conferenza stampa la 16ª edizione della rievocazione medievale di Santo Stefano, che farà rivivere la consegna delle chiavi di Sarzana da parte di Piero de' Medici all'invasore Carlo VIII re di Francia, avvenuta nel borgo nel lontano 1494. Un evento possibile grazie al lavoro dei volontari, all'impegno dell'amministrazione comunale ed il sostegno di alcuni sponsor privati. Abbiamo quasi cominciato per gioco nel 2003 e oggi siamo una realtà importante in campo provinciale, proprio grazie all'apporto di tutti i volontari, degli operai del comune, del personale, degli sponsor, grazie proprio all'apporto di tutti. La rievocazione è il frutto di un approfondito studio dei costumi, delle usanze e di fatti riportati nei testi storici che ne certificano l'autenticità. Per rendere ancora più piacevole la visita alla rievocazione storica non mancheranno le degustazioni, anch'esse rigorosamente legate al periodo storico. Esclusivamente ingredienti dell'epoca
senza nessuna eccezione. I primi anni qualche errore lo abbiamo fatto, ma man mano siamo andati sempre maturando e arrivando, diciamo, al top. Non c'è minimamente un ingrediente che non fosse di quell'epoca. Un evento che sta raggiungendo dimensioni davvero significative. Cresce in maniera significativa il numero dei visitatori di questa rievocazione storica, tant'è che quest'anno abbiamo anche pensato a una sicurezza maggiore, intervenendo con una società dedicata a questo scopo. Anche il sindaco ringrazia i volontari e sponsor che contribuiscono alla riuscita dell'evento ed annuncia alcune novità. Innanzitutto quest'anno impegniamo anche Piazza Garibaldi, gli accampamenti rigorosamente d'epoca saranno due, all'interno di questi accampamenti si potrà vedere la vita degli accampamenti come era all'epoca, ci sarà l'assalto alle mura, ci sarà la gogna per, diciamo, reprimere le attività delinquenziali, insomma è veramente un tuffo nel passato. Ma è la collaborazione con l'Einaudi Chiodo a segnare un elemento qualificante dell'iniziativa. È la collaborazione con l'Istituto Einaudi Chiodo, soprattutto con la sezione che riguarda le attività sartoriali. Noi il prossimo anno con loro collaboreremo per migliorare la qualità dei nostri costumi e saranno i ragazzi dell'Einaudi Chiodo che faranno uno studio specifico del periodo e poi penseranno a fare i modelli e a cucire i vestiti dei figuranti. 3 giorni di festa a partire da venerdì prossimo 27 luglio e sino a domenica. Per agevolare l'accesso anche il servizio alla vetta. Parcheggi si possono utilizzare quelli in piazza Matteotti, piazza del Comune, e poi naturalmente i parcheggi del Conad, ci sarà un servizio di navetta. E proseguono gli spettacoli in programma al Villaggio del Palio. Domani, mercoledì 25 luglio alle 18.30 a Molo Italia, al Pala Palio, Donatella Puliga presenterà il suo libro La depressione è una dea. La serata proseguirà alle 21 al palco del Villaggio con il piano bar, musica e karaoke sino a tarda notte. Grande attesa per la serata in programma anche per giovedì 26 luglio. Sul palco del Villaggio tornerà il talent show, ma questa volta dedicato ai bambini. La finale di La Spezia's Got Talent Kids Edition avrà inizio alle ore 21. Si ricorda che il Villaggio è aperto tutti i giorni dalle 18 a mezzanotte. Prosegue il ritiro dello Spezia Calcio a Pontremoli, giunto all'undicesimo giorno, e prosegue anche la fase di prelazione della campagna abbonamenti 2018-2019 delle Aquile, che nella serata di ieri ha visto superare l'importante traguardo delle 1000 tessere rinnovate. Durante la prima fase, che terminerà il 28 luglio, i vecchi abbonati potranno confermare il loro abbonamento anche per la prossima stagione sportiva a prezzi scontati. Dal 1 agosto il via alla fase libera. Ma torniamo a Pontremoli, dove Enrico Lazzari ha incontrato la punta David Occhereche. Allora David, diciamo che sei uno dei più positivi in questo momento, sarà perché magari sei entrato in forma di più rispetto a qualche tuo compagno, però insomma ti vediamo molto meglio di come ci avevi lasciato, diciamo, quando sei andato via. Diciamo che quando sono andato in prestito mi ha aiutato tantissimo a crescere. Ora sono un po' più tranquillo in campo e penso che se sono tranquillo in testa posso fare tutto quello che voglio. Questo ruolo, no? Partendo dall'esterno, che ti permette anche di sviluppare la tua velocità, ti piace molto? Diciamo che nel mio ruolo decide il mister, perché se lui mi fa... decide il mister, dai. Lo so, ma so, posso fare. Sappiamo che decide il mister. A quel senso ho fatto l'esterno. Tipo che ti mette in porta, voglio vedere io. A quel senso ho giocato da lì, allora qui quando il mister mi ha chiesto di fare quello ruolo non posso dire anche di no. Ora sto cercando di essere disponibile a lui quando mi chiama. Ecco, per quanto riguarda, diciamo, anche i gol che stai segnando, no? Si diceva bravo, però poi gli mancano i gol. Insomma, speriamo che anche da questo punto di vista sia cambiato. Diciamo piano piano. Dire cosa mi chiede il mister, però. No, diciamo piano piano arriviamo all'obiettivo. Ora sono un po' più
più uno che arriva sempre in aria e cerco sempre di fare di più quando arrivo lì. Meno male, sono contento che oggi è andato bene. Per quanto riguarda, diciamo, i compagni, come ti stai trovando con compagni nuovi, visto che l'anno scorso si è dovuto andare via, poi insomma non è che è stata un'annata positiva, almeno quando eri a Spezia, intendo dire. Sto trovando bene con loro, mi hanno accettato come ero prima e mi stanno aiutando anche a crescere. Mister? Stiamo lavorando. Mister è bravissimo. Stiamo lavorando bene, lui... Ti dice lo fai? Sì, sì, certo, se no sono in panchina, torno in panchina. No, certamente hai l'opportunità di dimostrare il tuo valore quest'anno. Diciamo di sì. E diamo uno sguardo al meteo per la giornata di domani, mercoledì 25 luglio. Il transito di una perturbazione interessa marginalmente la nostra regione. Nel complesso la giornata sarà comunque soleggiata con locale nuvolosità pomeridiana sui rilievi. Sulla costa invece il cielo sarà sereno, quindi soleggiato. Umidità su valori medi, venti in mattinata deboli meridionali con isolati rinforzi al più moderati, nel pomeriggio deboli variabili. Mare in prevalenza poco mosso, localmente mosso nello Spezzino, in modo particolare dal pomeriggio. Le temperature oscilleranno da una minima di 21 e una massima di 31 gradi. È tutto, vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento su TLS, arrivederci.